Tornata trionfale per la scherma italiana allo stadio Coubertin di Parigi. Guidate dall'olimpionica Irene Camber, le fioretiste azzurre hanno conquistato il titolo mondiale a squadre. Ecco ora gli spadisti italiani impegnati negli ultimi assalti per il campionato del mondo a squadre. La superiorità dei nostri è netta e gli ultimi incontri con gli ungheresi la conferma. A volte, nell'irruenza dell'affondo, qualcuno finisce fuori pedana. Cavalleresco, lo schermitore riporta l'avversario in linea. Ecco l'ultimo assalto, quello decisivo, toccato. L'Italia con Pellegrino, Pavesi, Bertinetti e Delfino è campione del mondo. Due titoli in un giorno, è un trionfo per le lame azzurre. Giro del Lazio. La folla romana è tutta per Ercole Baldini in questa gara a cronometro decisiva per il titolo italiano. I 20 migliori corridori si battono contro il tempo. Gastone Nencini non ha molte speranze, ma si batte a fondo. Giorgio Albani è qui a difendere la sua maglia tricolore. Alfredo Sabadin, l'allievo di Bartali, è la grande incognita sul quale molti puntano. Ma ecco Ercole Baldini, ultimo a partire. Il suo scatto è pronto. Entra subito in piena azione con facilità. La sua pedalata è ritmica e potente. Un vero levriero della strada, sempre più veloce. Invano Nencini pigia forte sui pedali. Anche l'età oggi conta e finirà terzo. Generoso e irruente, Sabadin si batte col cuore in gola, ma sarà secondo a oltre 5 minuti. Il becio Albani ce la mette tutta, ma sarà costretto al ritiro. Come una freccia scagliata al bersaglio, Ercole Baldini macina chilometri e minuti, sempre più veloce. La folla urla solo il suo nome, quello del nuovo idolo che l'anno scorso era ancora dilettante e oggi si laurea campione dei professionisti. Strapotente l'azione di questo nuovo alfiere del nostro ciclismo, che forse potrà trovare in lui il campionissimo di domani. La folla entusiasta si serra al traguardo per gridare il suo evviva al vincitore. Ha ritrovato finalmente un dominatore. Chi parla ancora di tramonto nel ciclismo?